Pistoia Sport con Maurizio Martelli, avevamo dato qualche settimana fa la notizia delle dimissioni dal direttore sportivo del Quadrata. Gli ultimi aggiornamenti quali sono? Sì, confermate le dimissioni, siamo lasciati in buoni rapporti con la società, ottimi amici, quindi niente, un percorso si chiude positivamente secondo Ecco, un percorso durato 3 anni, l'arrivo in promozione, la vittoria del campionato attraverso i playoff, la conquista della Coppa Toscana e 2 anni di eccellenza. Facciamo un mini bilancio. me. Il bilancio è positivo perché in società, in tutte le riunioni che ho preso parte, la priorità era risanare il bilancio della società e di avere più giovani possibili in prima squadra. Credo che ci siamo riusciti. Poi il budget a disposizione è talmente limitato gli ultimi 2 anni. Un anno abbiamo fatto un miracolo, l'anno dopo non ci siamo riusciti. E quindi vi portate dietro l'anno trionfale in promozione. Sì, praticamente noi, il gruppo nuovo, io personalmente, perché sono l'unico che ha dato le dimissioni, lasciamo il Quadrata dove l'abbiamo trovato, con qualche categoria di regionale in più nel settore giovanile, un ottimo rapporto col settore giovanile dove era morto da anni e un bilancio più sano. E ora il direttore è sul mercato, c'è qualche news ancora o No, che. Sono un novizio io, quindi ci sono. So se capita qualcosa, non è una priorità per me questa. Sono entrato in Quadrata con un gruppo di amici per entrare in società, mi hanno chiesto di fare questo ruolo. Ho dato il massimo, poi bene o male ho fatto quello che ritenevo opportuno fare, quello che mi chiedeva la società più che altro. Ma Maurizio Martelli anche tra gli organizzatori del torneo dei Rioni di Quadrata di calcio che è ripartito in grande stile con ottimi successi di pubblico e di organizzazione in questi anni. Siamo ormai vicini alla partenza dell'edizione 2015. Dacci pure qualche novità e anticipazione su quello che succederà quest'estate a Quadrata. Sì, noi un'altra priorità che avevamo era quella di riorganizzare il Torneo dei Rioni dopo 20 anni che mancava a Quadrata. Ci siamo riusciti, credo bene, e quest'anno c'è un'altra novità bella che a Quadrata vengono fatti anche i rioni su altri sport, quindi beach volley, basket, podismo e ciclismo. Quindi si sta muovendo fortunatamente Quadrata e Quadrata Calcio deve dire grazie, io personalmente lo dico a chi ha seguito tutti i rioni e il comitato di ogni rione che dà una bella boccata d'ossigeno alla società calcio per andare avanti. Per chiudere, ormai da tifoso del Quadrata, Certo. cosa ti aspetti per il futuro? No, io spero che Quadrata ritorni a cavalcare le categorie che meritano, quindi credo che la categoria del Quadrata sia l'eccellenza. Logicamente sono momenti difficili a livello economico e quindi lo sport riporta un po' quello che è l'economia del paese, della città, è difficile. Volevo ringraziare il Quadrata per avermi dato l'opportunità di fare direttore sportivo in promozione, che oggigiorno non è da tutti partire dalla promozione, insomma. E anche 2 anni di eccellenza. Sì, l'eccellenza ci siamo arrivati da soli, noi l'opportunità l'abbiamo avuta in promozione, poi l'eccellenza ce la siamo guadagnata.